Bentornati, sono sempre Vittor Laszlo 88 e questa non è una nuova puntata di Nulogo. No, allora, oggi sono qui per dirvi una cosa che mi sta molto a cuore, perché come ormai consuetudine da 3 anni a questa parte, ovvero da quando collaboro con Movie Planet, sarò ancora una volta alle giornate estive di cinema di Riccione organizzate da Cine dal 6 all'8 luglio. In realtà l'evento si tiene dal 5 all'8 luglio, io arriverò a Riccione il 6 perché il primo giorno è quello dedicato alle conferenze più tecniche. Che cosa sono le giornate estive di cinema di Riccione? Sono giornate dedicate interamente al cinema, per appunto, dove le case di distribuzione, da quelle più grandi a quelle più piccole, presentano i trailer dei film della prossima stagione cinematografica, e come sempre realizzerò dei report in cui parlo di quello che è stato mostrato in ciascuna conferenza, dandovi le mie opinioni. Verranno caricati, quando io sono tornato da Riccione, sul canale di Movie Planet. Mentre sarò lì, però, documenterò il tutto sui miei social con foto, mini video e quant'altro. Quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, e chi più ne ha più ne metta. Ormai sono attivissimo su tutti i social, sto diventando un malato di questa roba, quindi cercherò di coinvolgervi direttamente anche postando più materiale possibile, e utilizzerò l'hashtag Cine2016, semplice, diretto, efficace. In descrizione qui sotto troverete anche il link per l'appunto un video rappresentativo dei report che ho caricato su canale Movie Planet l'anno scorso, per farvi capire che tipo di video siano, nel caso non li aveste mai visti. Per quanto riguarda i miei social, mi trovate su comunque social con il mio nickname Vittor Laszlo 88, è facilissimo trovarmi e il nome è sempre lo stesso. Quindi ringrazio Movie Planet che ancora una volta mi dà questa opportunità, al momento che è un evento che io adoro alla follia, e devo ringraziare anche tutti quanti voi, perché se non fosse per voi, cose come questa col cazzo che potrei farle. Quindi ancora una volta vi abbraccio, grazie mille, davvero grazie, grazie per tutto quello che mi avete dato in tutti questi anni, per quello che continuate a darmi, e quindi cercherò di farvi vivere il più possibile a livello social questa esperienza. Quindi io ho sperato troppo, grazie ancora, noi ci vediamo al prossimo movie blog e anche nei report dedicati a queste giornate estive di cinema.